Live Social. Amici di Live Social, ben trovati sulle frequenze di Radio News 24. Io sono Giancarlo e in linea con noi abbiamo Silvia che andiamo a salutare. Ciao Silvia, ben trovata su Live Social. Buonasera a tutti, sono Silvia, quindi sono naturopata quindi dal 2016 e svolgo la mia professione a yoga olistica in Modena, dove mi occupo personalmente del settore olistico con consulenze naturopatiche e trattamenti. E vorrei parlare un po' di naturopatia. Certo, ti abbiamo chiamato per questo. Allora, dunque, tu ti occupi quindi di naturopatia e omeopatia anche, giusto? Tutte e due? Solo naturopatia. Ah, solo naturopatia, ok, scusami. Sono naturopata, non sono omeopata. Ah, ok, va bene. E quindi parlaci proprio di questa disciplina e qual è il suo rapporto anche con la medicina generale, no? Certo. Benissimo. Allora, la naturopatia è una disciplina olistica, il termine deriva dal greco holos, che significa appunto tutto, in quanto considera l'individuo nella sua totalità, diciamo in tutti i suoi aspetti, fisico, emotivo, mentale e spirituale. E questa disciplina, che vanta delle tradizioni molto antiche, anche se ancora così poco conosciuta, grazie a metodi e a rimedi naturali, aiuta a stimolare quelli che sono i fisiologici processi di autoguarigione, quindi del nostro organismo. Forse infatti in tutti quello che il nostro corpo possiede un'innata capacità di guarirsi da solo se questa viene opportunamente stimolata. È importante precisare che la naturopatia non si pone come un sostituto della medicina classica, ma come uno strumento complementare. Infatti il naturopata è una figura professionale che si occupa del benessere della persona a 360 gradi, ma non è un medico, non formula diagnosi, non prescrive terapie, non interferisce in alcun modo con le prescrizioni di farmaci che vengono dati o suggeriti dai medici stessi. Il naturopata fornisce esclusivamente dei consigli, dei consigli su come utilizzare quelli che sono i rimedi naturali più idonei al caso per migliorare una condizione di benessere. Sì, e può per sua natura, per sua competenza, collaborare con il medico o altre figure quindi sociosanitarie, come anche lo psicologo, intervenendo in diverse situazioni come supporto e sempre con l'ausilio di tecniche dolci, non invasive, non farmacologiche e finalizzate soprattutto al riequilibrio psicofisico ed emozionale. Certo, io ritengo che sia molto affascinante proprio la naturopatia, no? È vero? Sì. Tu come lavori? Hai un tuo studio dove ricevi? Sì, ho un mio studio quindi presso questo centro che è Yoga quindi Olistica a Modena, dove, come dicevo, mi occupo non solo di consulenze naturopatiche, ma anche di trattamenti olistici, essendo anche operatrice quindi del benessere. Ok, sei anche insegnante di yoga? No, non sono insegnante di yoga, però lì lascio si fa il lavoro ai miei colleghi. Okay. Sì. Però lì da te si fa anche yoga, giusto? Sì, si fa anche yoga nel nostro centro. Quindi sì, è proprio un centro dove si può ritrovare il benessere proprio, no? Sì, a 360 gradi proprio. Bene, assolutamente. Come dicevamo. Senti, quali sono gli strumenti, diciamo, più importanti della naturopatia? Allora, nell'applicazione proprio della terapia. Allora, quindi diciamo che il naturopata nella sua professione dispone di vari strumenti e soprattutto quindi per studiare quindi diciamo quello che può essere definito il terreno costituzionale della persona. Principalmente il colloquio empatico è fondamentale con la persona, perché gli consente quindi anche di indagare soprattutto sulle cause energetiche principalmente che possono aver determinato quello squilibrio che si considera quindi la vera e propria anticamera quindi della malattia stessa. Certo. Perché il naturopata ha il compito di intervenire prima quindi che sopraggiunga la malattia, come
un vero e proprio quindi educatore, quindi alla prevenzione, intanto il compito principale è quello di sostenere, accompagnare quindi le persone a farsi carico in prima persona quindi della propria salute, quindi del proprio benessere prima che sopraggiunga quindi lo stato quindi di malattia. Quindi svolge un'importante funzione proprio preventiva di tanti Certo, una funzione preventiva, esatto. Tutto questo chiaramente presuppone quindi la volontà nelle persone di diventare consapevoli anche delle proprie predisposizioni e di porsi in ascolto di quelli che sono i messaggi che il nostro corpo ci manda, quindi attraverso i sintomi, e la volontà anche di intraprendere proprio come protagonisti quindi un percorso finalizzato a modificare e o a correggere uno stile di vita non adeguato. Ecco. Bene. Va bene Silvia, davvero molto interessante, tanto tanto interessante anche sentirti parlare, ne parli con tanta passione, quindi si vede che ci metti tanto cuore, no, nella tua attività. Grazie, sicuramente, sì, è vero. Allora, prima di salutarti però, diamo anche i tuoi contatti, soprattutto anche i contatti social, appunto, dove le persone possono anche contattarti per avere maggiori notizie e soddisfare ulteriori curiosità sull'argomento, appunto. Dove ti possono trovare? Attraverso quali canali social? Ah, guarda, sicuramente quindi su Facebook, anche se non sono molto attiva, sui social, e poi quindi presso quindi, il sito quindi del centro, quindi yoga, olistica, quindi ci sono anche tutti i miei dati, quindi l'indirizzo mail, quindi il cellulare. Ok, quindi allora, quindi il sito qual è? Il sito del centro? Yoga Olistica Modena. yogaolisticamodena.com? Sì. .com. Ok, perfetto. ASD, quindi un'associazione sportiva dilettantistica. E invece poi su Facebook, invece sempre con il tuo nome e cognome? Sì, con il mio nome e cognome. Ok, perfetto. Va bene, quindi abbiamo tutti gli strumenti, insomma, per metterci in contatto con Silvia e per avere anche suggerimenti, soprattutto anche in questo periodo in cui siamo costretti a casa, no? Quindi abbiamo la possibilità, attraverso anche un suggerimento, un consiglio, di migliorare qualche aspetto, no? È giusto, Silvia? Sì, certo, certo, perché come dicevamo la naturopatia interviene proprio per stimolare quello che è il naturale fisiologico processo di autoregolazione, quindi del nostro organismo, in maniera molto dolce, quindi in maniera molto quindi naturale. Ovviamente ci sono quindi tante piante che possono aiutarci, quindi rimedi fitoterapici, tra cui in questo periodo quindi sicuramente l'echinacea, che è una pianta molto utile nel supportare nelle nostre difese, quindi un antivirale, un potentissimo, un immunostimolante, oppure il ribes nero. Può essere considerato anche questo un cortisonico vegetale, un antinfiammatorio, la rosa canina molto ricca. Certo, e quindi abbiamo veramente tanti consigli da poter dare, quindi contattiamo Silvia, assolutamente. Benissimo. Va bene, grazie, è stato davvero un gran piacere Silvia, veramente tanti complimenti. Grazie a voi, ciao, buona Silvia. Serata, a presto, grazie, ciao, arrivederci, ciao. A presto. Amici di Live Social, restate ancora con noi per altre storie e altre interviste, a dopo, ciao! Live Social.